Buonasera a tutti, a tutti quelli che sono collegati, studenti dell'università, gli ospiti che si sono iscritti e che ci seguono da remoto su YouTube. Un saluto ai professori, un saluto a coloro che parleranno questa sera. È il secondo appuntamento della nostra seconda parte del corso e metterà a tema la domanda: come agisce Dio nella storia? Intanto, come dire, una sottolineatura che mi pare importante. Vorrei leggere una lettera che è pervenuta alla fine della volta scorsa, pregiatissimo professor Vitali. Professori dei dipartimenti di teologia della PUG, sono un insegnante utente esterna iscritta al vostro corso La teologia alla prova del Covid-19. Sto seguendo con molto interesse il corso. Questa sera voglio che vi giunga un grazie sentito. Tutta l'impostazione del corso trovo che sia di notevole importanza per lo sforzo di uscire dalle stanze speciali delle discipline per porsi in ascolto e dialogo con la scienza e così contribuire a leggere, spiegare, interpretare, aiutare, a trovare e dare senso a ciò che stiamo vivendo. In un anno di lotta e di sofferenza, vissute da ognuno lì dove è posto, noi come operatori nella scuola ogni giorno incontriamo e ci confrontiamo con le fatiche e anche il patire di chi non ha voce, con loro delle famiglie, che rimangono gli ultimi della lunga fila dei bisognosi e anche delle liste delle priorità. Nei DPCM non sono contemplati. Da più parti arriva l'eco di un'urgenza educativa, ma alla fine restiamo soli. Non bastano gel, banchi e dispositivi per educare e istruire in tempo di pandemia. Per questo, eppure il pulsar della vita che la professoressa Lucangeli questa sera rammentava è lì. Grazie per aver compreso l'importanza di aprire le aule, interrogarsi sulle domande che salgono dall'uomo e dai più piccoli, porre la riflessione sulla fede a servizio del tempo che viviamo. Pane gustabile e condivisibile in tempo di carestia di senso. Grazie per aver tracciato un sentiero, ospitato e posto in dialogo le scienze, un io più io che a noi stanno offrendo l'acqua e il balsamo che lenisce e rende luminose le cicatrici di questo tempo, memoria perenne di un passato che non può essere confinata solo nelle strettoie di un qui ed ora, ma capace di generare un futuro. Grazie. Mi sembrava bello leggere tutto questo, perdonate se ho preso tempo in più, ma serviva, mi sembra, a dare non solo prospettiva a chi partecipa al corso, ma anche entusiasmo e forza a chi è chiamato a parlare, a chi è chiamato a dialogare, al professor Burgio che non ha bisogno di presentazioni ormai, grazie Ernesto per la tua partecipazione, per la tua presenza, e alla dottoressa Litta che presenterò dopo, e queste sono le voci dal campo della scienza. Dal campo della teologia assistiamo questa sera a un esperimento particolare. Invece della presenza di professori, il direttore del Dipartimento di Teologia Patristica, che questa sera appunto entra in campo per giocare questa bellissima partita della storia, tre nostri dottorandi che parleranno in sequenza, il loro tempo è quello, quindi sarà un pochino più ridotto per ciascun intervento, ma dire che dei giovani che stanno ricercando, che stanno approfondendo, possano entrare anche in questo agone, in questo confronto così alto e impegnativo, ci sembra un qualche cosa di grande che ci fa vedere prospettive anche per il futuro. Quindi in questo senso ascoltiamo prima di tutto l'intervento del dottor Burgio, che ci offre questa sua prospettiva
sulla storia e su come lui pensa di rispondere a queste domande che sono state formulate. Come agisce Dio nella storia? Una delle categorie fondamentali del cristianesimo è quella di storia della salvezza. È possibile utilizzare questa idea per meglio comprendere la storia umana, soprattutto per riconoscere, dietro gli eventi storici, un grande disegno escatologico e salvifico che è al centro della tradizione cristiana? E come possiamo ricollegarci alla riflessione già centrale nella prima parte di questo corso intorno al mistero dell'apparente assenza di Dio in momenti particolarmente drammatici della storia? E come recuperare l'idea che solo alla luce di un disegno salvifico, per noi solo in parte comprensibile, possono essere compresi i grandi drammi della storia umana che nell'ambito della cultura oggi dominante non hanno alcun significato o valore morale o addirittura metafisico? Sono domande di grande importanza, di grande impatto, e noi vogliamo proseguire in questo metodo che abbiamo sbozzato per questa seconda parte. Un intervento del dottor Burgio che pone la chiarezza sul tema a partire dalla scienza, e la risposta da parte del mondo della teologia, nel campo della teologia, e poi un intervento ulteriore a livello del campo della scienza per poi aprire a un dibattito finale, quello che è possibile, che rimane di tempo per potersi confrontare significativamente. Dottor Burgio, a lei la parola. Dicevo, ho pensato che oggi poteva essere interessante, visto l'argomento, farvi una breve sintesi di un congresso molto importante che abbiamo avuto a Urbino una ventina di giorni fa. Come vedete, l'argomento è il mistero della coscienza. E la domanda era a che punto siamo sulla riflessione teorica, ma anche scientifica, riguardo a questo che è il tema forse più affascinante della scienza di oggi. Allora, metto le diapositive, spero che si vedano bene, e andiamo rapidamente attraverso le slide. Vedete, il grande tema lo abbiamo affrontato insieme a teologi, insieme a storici della scienza, a filosofi, a biologi, a neuroscienziati, c'era perfino un embriologo. Per dire, abbiamo cercato di fare un quadro generale e normalmente non abbiamo il tempo, oggi non avremo il tempo, ma vi faccio vedere il grande tema come lo abbiamo impostato. La coscienza ovviamente merita un glossario, è una tematica molto ampia: coscienza, psiche, mente, anima, cervello, inconscio, memoria, tutti questi termini andrebbero meditati e definiti. Chiaramente oggi non lo possiamo fare, abbiamo fatto anche un percorso attraverso la storia. Io oggi vi sintetizzo alcuni passaggi di questo confronto. Ebbene, questa immagine che già vi ho fatto vedere è un po' il cuore della mia relazione. Vedete, da un lato Platone e Aristotele, qualcuno ha detto che la filosofia occidentale è un continuo pensare e ripensare Platone. Ebbene, Platone è un po', o Socrate se vogliamo, il padre della filosofia occidentale, ma in realtà la filosofia occidentale da Aristotele in giù si è molto allontanato dall'idea dualista di una realtà trascendente e di una realtà immanente. Viviamo ormai, diciamo, in una visione tendenzialmente monista e materialista. Ebbene, una cosa che già vi avevo accennato e che adesso discuteremo in maggior dettaglio è che in realtà quello che sta succedendo nel campo della fisica teorica, ma anche delle neuroscienze, e che in fondo stiamo tornando a una visione dualista, a una visione in cui il trascendente ha un senso, e sono proprio le cosiddette hard science, in particolare la fisica teorica, che ci stanno aiutando. Allora, il percorso è un po', l'abbiamo un po' impostato così, questa era la mia relazione introduttiva. In genere si pensa, in una visione materialista, che la coscienza sia una proprietà emergente della ragione, quindi del cervello umano, il prodotto di un'evoluzione biologica.
che per caso su un pianeta, su un piccolo pianeta come la Terra, all'interno di un universo sterminato composto da miliardi di galassie, si sia formato tutto quello che vedete in questa immagine. Ebbene, c'è una visione opposta che purtroppo viene spesso utilizzata in maniera superficiale, quasi New Age, e che invece sta emergendo proprio dalla scienza più dura, dalla fisica teorica, ma anche dalla neuroscienza, secondo cui invece la coscienza è una proprietà profonda, consustanziale dell'universo, altrettanto importante della materia dell'energia, anzi diciamo che materia ed energia sono una proprietà secondaria rispetto alla coscienza. Ricordiamo tutti che nella tradizione filosofica dualista da Platone in giù noi siamo prigionieri in un certo senso di un mondo fenomenico e di una coscienza limitata, ma per Platone esiste una realtà assoluta e nella Repubblica Platone racconta che chiunque in qualche modo si svegli, si risvegli e tenti di testimoniarlo viene purtroppo, diventa quasi inviso alla gente comune e può addirittura essere perseguitato. Ebbene, quello che succede nell'ambito della cultura dominante è che spesso si dimentica che proprio da un secolo a questa parte, e in qualche modo lo abbiamo già visto nella prima serie delle lezioni, grandi scienziati come Planck, Einstein e soprattutto Dirac e David Bohm ritornano su questa tematica in maniera spesso sottovalutata da chi insegna. Guardate Max Planck, per esempio, lo abbiamo visto già, ma lo ripeto perché è importante: la coscienza è la proprietà fondamentale dell'universo. La materia deriva dalla coscienza. Capite l'importanza di questo tema in campo puramente scientifico? E ancora Schrödinger: la coscienza viene prima di tutto, non può essere descritta in termini di nient'altro. Queste meravigliose due definizioni di Planck e di Eddington, quindi grandissimi scienziati. E Planck dice: è la mente la matrice dell'universo. In realtà il mondo fenomenico non esiste, si forma l'universo all'interno della mente, ovviamente non della mente umana, ma di una coscienza che è difficile da definire. E allora anche Eddington addirittura viene dicendo: la mente è una sorta di alchimista che trasmuta tutto ciò che le viene dato in termini di informazione. Quindi l'universo, dicono questi grandi scienziati, non è un costrutto materiale casuale, non è materia, è essenzialmente coscienza. Capite? Lo abbiamo già accennato tutto questo nei primi incontri, ora ci torniamo in parte ribadendo alcuni passaggi, ma proponendoci, perché questo di cui io sono un po' portavoce è un gruppo di ricerca collegato all'Università di Padova, di riflettere insieme in futuro su tutto questo. Quando nasce la coscienza? Evidentemente la coscienza, lo dicevamo prima, ma non è una scoperta recente, è un tornare a questa consapevolezza. Nasce con l'universo, o meglio, prima dell'universo. È l'universo che deriva dalla coscienza. Capite che è già una visione molto più vicina alla teologia. Evidentemente c'è un momento in cui qualcosa succede, casomai proprio all'uomo, per cui l'uomo perde coscienza. L'uomo in qualche modo si ribella per ibris, per orgoglio, si separa e la coscienza umana invece diventa una coscienza limitata. Ovviamente di questo io posso solo accennare, ma è stato interessante insieme ad altri riflettere su alcune mitologie e alcune modalità di rappresentazione dell'universo, anche per esempio nella teologia ebraica. Questo è una delle grandi rappresentazioni, lo Tzimtzum della Kabbalah, nella descrizione di Luria, di un grande cabalista del Cinquecento, il quale tutto sommato torna, e abbiamo riflettuto insieme su questo, all'idea che Dio si autolimita per permettere la creazione. Questo fatto che a un certo punto Dio permette la libertà e la stessa esistenza delle creature
è in fondo la possibilità di scegliere, perché Dio, essendo onnipotente, non può come tale dar vita a creature indipendenti, se non secondo questo mito, ma come capite è molto interessante e vicino a quello che abbiamo visto e che abbiamo discusso insieme, mettendosi in qualche modo, limitando la propria stessa presenza e permettendo alle creature di esistere e di scegliere. E come sappiamo, alcune creature hanno scelto nella maniera sbagliata, hanno in qualche modo tradito, se vogliamo, si sono separati. Ora, questo mito che è presente in tantissime religioni, alcuni come Mirceliade dicono che è uno dei miti più diffusi in tutte le tradizioni e culture, porta proprio all'idea di uno Sheol nella tradizione ebraica, di una caduta, di una perdita di senso. Ora, che cosa succede nella storia? Nella storia dell'uomo, questa idea di una progressiva perdita di coscienza viene ribaltata negli ultimi 2 o 3 secoli. Si arriva a un percorso per cui esiste il mito contrario del progresso, si rifiuta l'idea del peccato originale, però l'idea, la coscienza di una crisi, di una caduta, di qualcosa di drammatico si ripercuote, ritorna a galla nei momenti tragici. Ecco che tutto sommato in questo momento che stiamo vivendo manca questa componente che andrebbe in qualche modo riportata a galla. Il momento della crisi che stiamo vivendo è anche un momento apocalittico nei 2 sensi, del dramma incombente ma anche della possibilità di rivelare qualcosa attraverso il dolore. Guardate queste 2 immagini, io tutto questo l'avevo preparato un anno e mezzo fa, prima della pandemia, per uno dei congressi che un psicanalista famoso, Recalcati, organizza ogni anno al Kuhn Festival. Vedete queste immagini e vedete come in qualche modo le immagini apocalittiche nella storia ritornano. Adesso vi farò vedere come quelle 2 immagini che abbiamo visto appena poco fa sono state riutilizzate in chiave drammatica. Dicevo, le apocalissi, le pandemie sono momenti di apocalisse, nel senso di drammi storici collettivi di grande portata. Queste ve le ho fatte già vedere, quindi non le commento. La morte nera, la stessa spagnola, decine di milioni di morti. Ebbene, vedete cosa riemergeva fino a un secolo fa? La consapevolezza che bisogna interrogarsi, che bisogna tornare a riflettere sulle sorti dell'uomo proprio nei momenti più drammatici. E queste continuo a farle vedere molto rapidamente. Il vaiolo ha fatto letteralmente centinaia di milioni di morti nella storia. Ogni volta questi drammi hanno riportato misteriosamente a galla il grande quesito del male, del dolore, della sofferenza, ma anche del senso stesso della vita. Questo in qualche modo dobbiamo fare insieme, io credo. Noi che ci occupiamo più dal versante scientifico stiamo cercando di tornare alla consapevolezza che drammi di questa portata non possono essere affrontati soltanto sul piano medico, con farmaci e vaccini, ma vanno visti, e l'abbiamo in qualche modo già visto anche la volta scorsa, come drammi epocali di cui ci sono cause che sono molto più ampie, ma che devono essere affrontati anche su un piano profondo e in un certo senso spirituale. Allora, questo è l'ultima grande pandemia prima di quella attuale, l'AIDS, è uno degli esempi clamorosi di una sorta invece di dimenticanza voluta. Noi in qualche modo abbiamo dimenticato che nel mondo muoiono ogni anno milioni di persone per l'AIDS. Perché? Perché muoiono i poveri del mondo, perché muoiono nel terzo mondo. È qualcosa che è diventato lontano. Un grande storico della medicina come Mirko Grmek ce lo ricordava poco prima di morire in questo bellissimo testo
testo purtroppo dimenticato e purtroppo quasi introvabile, in cui diceva: guardate che le pandemie non devono essere viste come incidenti biologici da curare e basta, sono momenti epocali, sono crisi biologiche e sociali. Nel 2006 io avevo scritto questo articolo, vedete, 15 anni fa, in cui dicevo: attenzione, siamo in una situazione in cui dobbiamo temere che si riverifichi una pandemia. Ci sono troppe condizioni che lo fanno pensare. Non è la natura matrigna, un virus cattivo, c'è qualcosa che dipende da noi. Vi ricordate, questo l'abbiamo visto l'ultima volta, ancora una volta non mi soffermo, noi abbiamo talmente stravolto la natura che i virus stanno diventando di nuovo pericolosi. Ci sono ogni anno degli allarmi pandemici, purtroppo ogni settimana addirittura negli ultimi mesi, e purtroppo questa volta è partito davvero, quindi niente di casuale, ma soprattutto limitarsi a pensare che è una crisi biologica in modo scientifico, medico, senza riflettere ai danni che abbiamo portato in questi ultimi anni, ancora una volta per ibris, alla natura, significa non affrontare e non riconoscere l'importanza di tutto questo. Le due encicliche che abbiamo più volte ricordato di Papa Francesco, in fondo ci invitano a fare questo. È la madre che soffre per colpa nostra. Se emergono virus pericolosi, se le nostre città sono di nuovo a rischio, se i nostri allevamenti sono di nuovo pieni di virus pericolosi, è colpa nostra, non è il castigo di un Dio che a un certo punto decide. Dio ci ha dato la libertà, come abbiamo visto prima, si è in qualche modo fatto da parte per permetterci di scegliere, ma quando noi scegliamo male, ebbene, sono tutti a soffrire, la natura intera, gli animali e anche batteri e virus, tra virgolette, diventano pericolosi. Questo è il pipistrello, ne abbiamo parlato più volte, che è portatore di tanti virus che diventano pericoloso nella misura in cui noi portiamo i pipistrelli a scappare dalle foreste, perché la deforestazione selvaggia, di cui anche il pontefice ha parlato più volte, ha portato questi animali a fuggire e a rifugiarsi dove? Nelle metropoli, ed è da lì che parte il disastro, lo sappiamo da tanti anni. E in qualche modo, ecco, quei due dipinti che vi ho fatto vedere, come negli ultimi anni sono tornati, lo ripeto, questi sono, li avevo fatti vedere 2 anni fa, quindi prima della crisi attuale. Com'è facile di fronte ai nostri errori tornare a riflettere sulla crisi. Ma abbiamo tolto alcune chiavi, per esempio l'illuminismo, ma già prima alcuni autori, anche come Abelardo, come altri, avevano in qualche modo ridotto la grande tematica del dualismo e avevano messo da parte alcune chiavi come il peccato originale, e questo in qualche modo ci ha allontanato. Guardate Rousseau, che addirittura lo rovescia col mito della bontà naturale dell'uomo, guardate Hegel e poi Darwin e poi Marx, che vedono invece il progresso dell'umanità come qualcosa di quasi assoluto. Pochissimi pensatori rimangono, come Pascal, come Kierkegaard, come Schelling, il secondo Schelling, o come ovviamente teologi come Karl Barth, riconoscono ancora la chiave perduta. Tutta la scienza sembra a lungo pensare che esista però qualcosa di diverso, cioè una sorta di crisis immanente, il concetto di entropia, l'idea che la natura vada inevitabilmente verso una distruzione, solo che è solo materiale questo discorso. Ebbene, che cosa succede? Mi avvio alla conclusione. Nel XX secolo, e succede che proprio la deep science per eccellenza, cioè proprio la fisica teorica, prima con Einstein, con la teoria della relatività, con la consapevolezza che il tempo è qualcosa di relativo, che lo spazio-tempo è condizionato da forze che sono molto diverse da come la nostra mente può capire, comprendere e rappresentare, e poi ancora di più
la fisica quantistica, al punto tale che Einstein stesso rifiuta concetti come quello di entanglement, per cui gli eventi anche a distanti di milioni di anni luce tra di loro sono misteriosamente collegati. Dicevo, cosa succede nella fisica quantistica? Succede che si ritorna alla consapevolezza essenziale. Quella materiale oggettiva che noi crediamo di conoscere. Addirittura si capisce che se l'osservatore è così importante sia nella fisica della relatività sia nella meccanica quantistica, è perché l'osservatore viene prima della realtà materiale. E ovviamente l'osservatore non è il singolo uomo, è la coscienza. La coscienza viene prima della materia. Per definirla, per esempio, personaggi come Louis de Broglie inseriscono alcune formulazioni di fisica quantistica per cui l'informazione è inerente alla realtà, non è qualcosa che l'uomo in qualche modo mette in campo. L'informazione fa parte dell'universo, ma l'autore, il fisico che forse porta più avanti questo discorso è David Bohm. Per David Bohm esiste nuovamente un discorso che diventa apparentemente quasi platonico, cioè David Bohm capisce che la realtà è qualcosa di misterioso. Si confronta con personaggi come Krishnamurti, con grandi psichiatri, adesso lo vedremo come Pribram, e arriva a capire che la realtà sul piano ontologico è qualcosa di assoluto. E dice, e sembra veramente, formulandolo questa volta in termini di fisica quantistica pura, con tanto di formule, torna a una visione dualista. E in realtà l'universo è una realtà implicata o implicita, quindi una realtà in sé, infinita, molto più grande di quanto la nostra mente possa capire, e noi invece siamo, per così dire, ecco che ancora è Platone, prigionieri di un mondo fenomenico da cui dobbiamo liberarci, dobbiamo riprendere coscienza. Allora, cosa intendo dire? E su questo abbiamo riflettuto in tanti a Urbino, che bisogna tornare a una visione più grande in cui bisogna lavorare insieme. La scienza è tornata a capire che la teologia, in un certo senso, è magistra, nel senso che la scienza materialista è arrivata a conclusioni per cui evidentemente esiste qualcosa di più grande che non quello che semplicemente colpisce i nostri sensi, non quello che percepiamo. Esiste realmente una mente cosmica, esiste realmente una coscienza infinita ed è da lì che bisogna partire. Le rappresentazioni materiali del cosmo sono tali, hanno un senso per quanto concerne il mondo fenomenico, ma nascondono in qualche modo e al contempo rivelano una realtà infinitamente maggiore. Sapete tutti che è stato un sacerdote, Lemaître, a proporre l'idea del Big Bang. E l'idea del Big Bang è solo una rappresentazione nel tempo di qualcosa che è la cosiddetta singolarità, cioè l'esistenza di una realtà che sfugge alla nostra comprensione e alle nostre leggi della fisica. E per concludere, lo stesso David Bohm, insieme ad alcuni psichiatri come Pribram, hanno messo in campo anche dei modelli di cervello umano e di mente umana che riflettono questa infinita varietà, per cui il cervello umano in realtà non è altro che un luogo in cui le infinite potenzialità del cosmo, le vibrazioni, sia materiali sia energetiche, prendono forma. Ma al di là di questo, soltanto il mondo fenomenico si forma dentro di noi come una sorta di ologramma e rimane la consapevolezza sempre più chiara che esiste una realtà superiore. Quindi la fisica teorica, la scienza, proprio la hard science, sta tornando a cosa? A Platone, sta tornando all'idealismo nella sua forma, direi, berkeleiana, alla possibilità di concepire l'universo come qualcosa di infinito e il mondo fenomenico come qualcosa di finito e di secondario, tutto sommato. Se è possibile, nella prossima lezione, nella prossima riflessione, vi porterò l'ulteriore passaggio.
che è quello più specifico riguardante proprio la mente umana e la coscienza. Concludo con questa immagine, che è la figura del Nobel che è stato recentemente dato a Roger Penrose, che come sapete è un matematico. Ebbene, Penrose è uno dei grandi teorici del Big Bang, ma anche uno, come vedremo, dei grandi teorici della coscienza. E non è un caso che studi queste due modalità di espressione dell'essere con la E maiuscola. Ecco, a mio parere, questo è un campo di indagine e di riflessione che dobbiamo affrontare, che possiamo affrontare insieme. È scienza, ma è anche filosofia ed è anche, ovviamente, grande campo di dibattito in campo teologico e di confronto tra tutti noi. Grazie Ernesto per il tuo intervento. Diamo la presentazione al professor Bonanni dei dottorandi e anche della posizione naturalmente che muove, no, il Dipartimento di Patristica con grandi figure, no, che hanno avuto modo di riprendere questa concezione platonica, neoplatonica, medioplatonica. O quanto ne sia i padri, no, per dare anche, come dire, una posizione di temi che la Chiesa ha già mosso, ha già rilanciato, ha già, potremmo dire quasi, perdonate il termine, digerito. Grazie al professor Vitali per avermi dato la parola, per averla data al Dipartimento di Teologia Patristica e Tradizione dei Padri di questa nostra facoltà. Ecco, le voci dei padri sono tante voci. E allora, ad aiutarci a fare sintesi saranno le voci di tre giovani ricercatori, tre studenti del terzo ciclo della nostra facoltà impegnati nella esplorazione della teologia dei padri. E loro ci aiuteranno a capire quali sono i suggerimenti, naturalmente più che suggerimenti, che ci possono venire dai padri per rispondere in modo credibile e consapevole alla domanda sull'agire di Dio nella storia, che si fa più pressante in un tempo come quello che oggi stiamo vivendo. Ed il fatto che i padri della Chiesa siano stati in costante dialogo con la tradizione di Israele, ci ha spinto ad ampliare il nostro orizzonte per andare a cercare di capire se e come alla domanda sull'agire di Dio nella storia può aiutarci a rispondere la tradizione del pensiero ebraico. E allora, per la sua attenzione alla tradizione ebraica, diamo la parola, anche se quello che vedremo, ascolteremo un video, non è qui, non ha potuto raggiungere Roma, è in Germania, dunque a distanza, doppia distanza, l'online nostro e il suo inviarci un video. Ma ecco, Rafael Starnitsky, proprio questo ci aiuta a fare, a capire come nella tradizione di Israele ci sono degli spunti davvero interessanti per noi per rispondere alle domande che sono state poste all'inizio. Quindi pregherei proprio di avviare il video che ci state inviando. Buongiorno, ringrazio di poter contribuire a questa nostra riflessione sulla storia della salvezza e la sua importanza di questo concetto nel nostro contesto storico attuale. Abbiamo riflettuto sulla visione patristica riguardo alla storia della salvezza e ringrazio di avere questa opportunità di dare un piccolo contributo riguardo alla teologia ebraica della storia della salvezza. Nel testo della Pontificia Commissione Biblica, Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana del 2001, viene affermato che i cristiani possono imparare molto dall'esegesi ebraica praticata per 2000 anni. E quindi il nostro intento in questo breve contributo è di guardare a questa tradizione ebraica che cosa ha da dire riguardo alla questione della storia della salvezza. E riguardo a ciò è interessante che anche storicamente ci troviamo fra due momenti importanti dell'anno liturgico ebraico. La settimana scorsa
venerdì scorso, per inciso, è stata celebrata la festa di Purim, che è legata al racconto del libro di Ester, e fra non molto noi celebreremo la Pasqua di Gesù. In contempo il popolo ebraico celebrerà Pesach, la Pasqua ebraica. E questi due momenti liturgici, la Pasqua ebraica che cade il 14 di Nisan nel calendario ebraico e la festa di Purim che cade il 14 di Adar, sempre nel calendario ebraico, quindi esattamente un mese prima di Pesach, segnano due momenti di salvezza nella storia del popolo ebraico. Pesach, la Pasqua ebraica, è molto ovvio, diciamo, è molto evidente anche la liberazione dall'Egitto che avviene, come sta scritto, con mano teso e braccio potente, con segni e prodigi, il Signore che opera visibilmente davanti al Faraone, al popolo egiziano, per salvare e liberare gli ebrei dall'Egitto, da un lato. Dall'altro lato, appunto, troviamo questa festa di Purim che celebra il fatto che il popolo Israele è stato salvato e liberato, ma apparentemente senza nessun intervento divino. Infatti, la festa di Purim è basata sul libro di Ester. Uno dei precetti fondamentali di questa festa è di ascoltare la lettura integrale del libro di Ester, ovviamente nella sua versione ebraica. E questa lettura del testo ebraico di Ester ci rivela un fatto abbastanza sorprendente. Nel testo ebraico, il libro di Ester, insieme al Cantico dei Cantici, sono gli unici due libri della Sacra Scrittura nella quale il nome di Dio non viene mai menzionato. Nel testo ebraico, ovviamente nel testo greco sì, e le nostre traduzioni sì. Ma nel testo ebraico il nome di Dio non viene menzionato, non ci sono le lunghe preghiere, esplicitate, come invece le troviamo nel testo greco. Quindi il libro di Ester, a prima visione, sembra una storia molto profana rispetto invece al racconto della Pasqua, dove, ripeto, c'è un intervento manifesto di Dio con prodigi e segni. Nella storia di Ester, l'intervento di Dio come tale sembra non esserci. Dio sembra non essere presente e sembra che la salvezza degli ebrei viene dalle macchinazioni politiche di Mardocheo e Ester. E questo fatto, ovviamente, nella tradizione ebraica ha provocato una riflessione, ma com'è possibile che c'è un racconto biblico nel quale Dio sembra non esserci. E c'è una riflessione molto interessante nel Talmud, che troviamo nel trattato di Hulin, dove c'è una discussione un po' più ampia che cerca di collegare avvenimenti biblici che portano a una celebrazione liturgica, ma che non fanno parte del Pentateuco, che cercano appunto di collegare questi avvenimenti e questi personaggi con il Pentateuco, perché le feste liturgiche comandate si trovano nel Pentateuco, e quindi le feste liturgiche che non sono menzionate immediatamente nel Pentateuco, bisogna in un qualche modo, diciamo, giustificarle. E la giustificazione della festa di Purim si trova attraverso un collegamento che viene fatto del personaggio di Ester con un'espressione che troviamo nel Pentateuco, più esattamente nel Deuteronomio. Il versetto nel trattato di Hulin, foglio 139b, dice: Ester dove si trova? Nella Torah? Si trova nel versetto: ed io nasconderò certamente. Questo versetto, o questa espressione più esattamente, nasconderò certamente, in ebraico suona haster astir, e quindi c'è l'assonanza con il nome di Ester, e quindi così viene fatto questo collegamento. Ma il collegamento ovviamente è un po' di più che una semplice assonanza. Il versetto del Deuteronomio al quale si riferisce, per esteso, suona così: è Deuteronomio 31,17, che dice: in quel giorno, parla il Signore rispetto al popolo Israele, in quel giorno la mia ira si accenderà contro di lui, e
Io lo abbandonerò, nasconderò loro il volto e saranno divorati. Lo colpiranno malanni numerosi e angosciosi, e in quel giorno dirà: questi mali non mi hanno forse colpito per il fatto che il mio Dio non è più in mezzo a me? Quindi nel testo del Deuteronomio Dio annuncia attraverso Mosè che i peccati del popolo lo porteranno a nascondere il suo volto, a non manifestarsi più manifestamente, scusate la ripetizione, al popolo Israele, bensì di nascondersi. Viene fatto appunto nella tradizione ebraica il collegamento fra questo versetto e la storia di Ester, perché sembra appunto esserci nella storia di Ester un nascondimento di Dio. Dio non è manifesto nella storia. Ma allo stesso tempo questo collegamento sembra contraddire quest'idea, perché il versetto del Deuteronomio da solo sembra dire: se il popolo pecca, Dio si nasconde e li lascia al suo destino. La storia di Ester invece dimostra che forse il popolo pecca, forse no, Dio sembra essere assente, eppure viene operata una salvezza che viene operata attraverso l'impegno di persone concrete che concretamente fanno dei passi. Quindi che cosa questo può apportare alla nostra riflessione sulla storia della salvezza? Ovviamente nella tradizione ebraica questo versetto del Deuteronomio è stato letto in vari modi. C'è una interpretazione immediata, che è quella che è, come dire, è comune anche nel cristianesimo in un certo senso, che è quella di dire: bene, se tu fai il bene Dio ti premia, se tu fai il male Dio ti punisce. Quindi se tu pecchi Dio ti avverte la sua faccia da te e tu sei abbandonato a te stesso. Ma la tradizione ebraica dice: questa è una interpretazione un po' troppo semplice e un po' troppo immediata, perché appunto non si riscontra nella storia del popolo ebraico in quanto tale. E la storia di Ester è proprio un segno di questo, che non c'è nella storia di Ester un peccato del popolo manifesto per il quale Dio si dovrebbe nascondere dal popolo. Il popolo già sta in esilio, però c'è anche una salvezza che viene operata. Quindi c'è una seconda visione di questo versetto, che segue un po' l'interpretazione, diciamo, razionalista di Maimonide, che dice: questo nascondimento del volto non è Dio che si nasconde dall'uomo, ma è l'uomo che ha perso le facoltà per poter vedere Dio o per poter comprendere il suo operare nella storia e che ha bisogno di reimpararle. Anche questo è una possibilità, certamente, ma c'è un terzo approccio nella tradizione ebraica un po' più recente, che è la tradizione hassidica, un movimento pietista che nasce nell'Europa orientale del 6-700, dove più maestri hassidici, riflettendo su questo versetto, dicono: il nascondimento di Dio non è una punizione, e il nascondimento di Dio non è soltanto una mancanza di facoltà da parte dell'uomo. Questo nascondimento di Dio è un invito all'uomo, è un invito a mettersi in ricerca, a muovere i passi possibili per poter appunto ritrovare questo Dio che sembra nascosto, che sembra assente. E questo risuona appunto con la storia di Ester. Nel racconto del libro di Ester, appunto, Mardocheo, Ester e gli ebrei esiliati muovono i passi che sono loro possibili per cercare di salvare il salvabile in questa situazione, e avviene una salvezza che sembra miracolosa. Allo stesso tempo, però, nella tradizione, questa festa, quindi legata a una grande gioia per la salvezza, allo stesso tempo è legata anche, in un certo senso, a un dolore per questa apparente assenza di Dio. Quindi l'invito è di ricercare questa presenza del Signore. Che cosa questo quindi può apportare alla nostra riflessione sulla storia della salvezza?
Quando sentiamo storia della salvezza, possiamo pensare appunto a una storia della salvezza che deve essere lineare e progressiva, nella quale la salvezza cresce manifestamente, nella quale Dio interviene in modo ovvio. Troviamo nella tradizione ebraica però un altro commento, sempre a questo versetto del Deuteronomio, questo lo troviamo nel trattato talmudico di Haggigah, al foglio 5b, nel quale viene commentato così: in quel giorno la mia ira si accenderà contro di loro, li abbandonerò, nasconderò loro la mia faccia e saranno divorati. Questo è Deuteronomio 31,17. Rav Bardella Bartavumei ha detto che Rav ha detto: chiunque non è soggetto al suo nascondere la faccia, cioè una persona le cui preghiere sono invariabilmente esaudite, non fa parte del popolo ebraico. Poiché il versetto afferma, a proposito del popolo ebraico, che Dio nasconderà la sua faccia da loro a causa dei loro peccati. Allo stesso modo, chi non è soggetto a "e saranno divorati", cioè i gentili non gli rubano il denaro, non appartiene al popolo ebraico. Sorprendentemente, questo commento sembra dire: non è così facile di dire se tu osservi i comandamenti, tutto ti andrà sempre bene e Dio ti premierà. Sembra piuttosto dire il contrario, che se non ci sono difficoltà, se non ci sono problemi, c'è qualcosa nel rapporto con Dio che non funziona veramente. Allo stesso tempo, ovviamente, continua questo commento a dire: per quanto riguarda il versetto "io nasconderò la mia faccia in quel giorno", Rava disse che il santo, benedetto egli sia, disse: anche se ho nascosto il mio volto da loro e la mia presenza divina non si rivela, tuttavia io parlo con lui in sogno. Questo è del Libro dei Numeri. Rav Yosef dice: la sua mano è tesa a nostra guardia, come sta scritto, e ti ho coperto all'ombra della mia mano, nel profeta Isaia. Quindi, da un lato, la tradizione ebraica ci dice che la storia della salvezza non è una storia di un progresso lineare nel quale si va di successo in successo. La storia della salvezza è la storia di una relazione fra l'uomo e Dio, nella quale l'uno e l'altro si ricercano, si nascondono, si trovano, si riperdono, si ricercano, nella quale però c'è anche un filo conduttore che è la fedeltà di Dio, che persino nel momento nella quale la presenza di Dio non sembra manifesta all'uomo, o per i peccati dell'uomo, o per la sua mancante comprensione, o perché Dio invita a ricercarlo in un modo più profondo, tuttavia Dio non si deruba completamente all'uomo. Citando il versetto del Libro dei Numeri, nel quale si parla del profeta al quale Dio parla in sogno, questo commento del trattato Haggigah ci dice che Dio continua a rivelarsi in modo nascosto, in modo non manifesto, non ovvio, eppure allo stesso tempo reale, e che la fedeltà di Dio continua anche se sembra non esserci. L'apporto teologico, quindi, della tradizione ebraica alla questione della storia della salvezza è proprio questo: di indicarci che la storia della salvezza non è un progresso lineare, ma è una storia nella quale Dio è presente, a volte in modo manifesto e tante volte in modo nascosto, ma che questo modo nascosto è proprio un invito a ricercarlo, è un invito ad approfondire la nostra comprensione e soprattutto è anche un invito a prendere le nostre responsabilità. Come Ester e Mardocheo, nella storia di Ester, hanno mosso i passi a loro possibili per poter ottenere la salvezza del popolo ebraico, la storia della salvezza per noi può significare anche questo: cercare da un lato di trovare la presenza nascosta di Dio, ma soprattutto di muovere i passi che ci sono possibili, di cercare di assumere le responsabilità che stanno davanti a noi secondo le nostre capacità e secondo il nostro intendimento e di volgerle per il bene comune. Vi ricordo dell'attenzione. Buongiorno. Ricchezza delle prospettive della teologia ebraica ci dà da pensare, in particolare
ci danno da pensare le diverse interpretazioni possibili dell'apparente assenza di Dio. In fondo la questione dell'apparente assenza di Dio rimane anche quando pensiamo al Dio dei cristiani. Il Dio dei cristiani è colui che per rendersi presente usa lo stile che guida l'agire del figlio, il figlio pronto a non ritenere un privilegio l'essere come Dio per assumere una condizione di servo. Paolo ci dice che quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge. Dio si manifesta Signore della storia sottoponendosi alle leggi della storia. Il figlio si è fatto carne e è venuto ad abitare in mezzo a noi. Quanto i padri hanno da dirci sulla dimensione, per così dire, incarnatoria dell'agire di Dio nella storia, ce lo presenta Claudia Cicero. Grazie e buonasera a tutti. Io non posso cominciare il mio intervento senza ringraziare profondamente il decano della Facoltà di Teologia, il professor Rencez, il professor Vitali e in modo particolare il professor Bonanni, direttore preziosissimo del nostro Dipartimento di Patristica e di Tradizione dei Padri. Ed è proprio dall'interno di questa tradizione che vorrei proporre una riflessione sull'agire di Dio nella storia come agire trasformante. Dio agisce nella storia. Cosa vuol dire però che il suo agire è trasformante? Dicevo, cosa significa che l'agire di Dio è un agire trasformante? Al concetto di storia sono collegati il tempo e l'eternità, che da molto prima che apparisse la teologia cristiana sono sempre stati intesi in un rapporto dialettico. Biblicamente e teologicamente il tempo è la misura adeguata dell'essere creato. La distinzione poi tra eternità e tempo significa un'autorità attuale sul tempo e sulla storia da parte di Dio. Solamente Dio, infatti, l'eterno e il sempre vivente, semplicemente è. A lui infatti non si addicono passato, presente e futuro, che sono invece le dimensioni della temporalità. L'eternità di Dio però implica che il temporale sia un suo stesso momento. Ecco quindi che la durata cronologica del tempo serve alla e per la realizzazione del piano divino. Il Dio eterno infatti crea il tempo, lo misura e vi si inserisce dentro irrompendovi. L'uomo invece è il soggetto storico, creato, finito, temporale, che diviene non soltanto però spettatore, ma coagente del manifestarsi e dell'agire dell'Eterno, cioè di Dio, nel tempo e nella storia. La storia della salvezza diventa tale, quindi diventa una storia di salvezza, perché Dio cammina con noi e la salvezza entra nel tempo e dunque nella storia. Succede infatti che in un momento preciso e particolare la storia venga rinnovata dal suo interno. Con Cristo infatti gli avvenimenti vengono orientati in modo nuovo nell'hinc et nunc della storia. Il Verbo di Dio prende parte alla storia dell'umanità dall'interno di essa, assumendo il volto e la concretezza dell'essere umano. Ci troviamo così davanti a un paradosso, per cui con l'incarnazione la storia ha raggiunto il proprio compimento e il suo termine e nonostante ciò però continua a procedere. Questo paradosso viene risolto nella nuova coscienza storica che ogni credente in Cristo vive. Infatti ora è come se fossimo in un perenne presente, in un adesso che di fronte al Signore della storia è eterno. Il paradosso però ancora più grande per noi cristiani non è solo che l'Eterno irrompe nel tempo, ma che questo accadimento diventa medio salvifico. Cioè l'evento di Cristo dona al tempo e alla storia una nuova apertura, la trasforma. Nell'incarnazione dunque la storia ha raggiunto la sua pienezza e il suo coronamento. La venuta del Figlio costituisce l'intervento decisivo di Dio nella storia e presenta la modalità con cui la storia di Dio entra veramente nella storia dell'uomo,
L'eternità viene veramente a dimorare nel tempo. Vediamo come questa dimensione viene letta nel secondo secolo da Ireneo di Lione. Ora, questo si mostrò allorquando il Verbo di Dio si fece uomo, rendendo se stesso simile all'uomo e l'uomo simile a sé, affinché attraverso la somiglianza con il Figlio l'uomo divenga prezioso di fronte al Padre. Infatti, nei tempi passati si diceva bensì che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, ma non appariva tale perché era ancora invisibile il Verbo, ad immagine del quale l'uomo era stato fatto. E appunto per questo facilmente perse la somiglianza. Ma quando il Verbo di Dio si fece carne, confermò l'una e l'altra cosa. Mostrò veramente l'immagine, divenendo egli stesso ciò che era la sua immagine, e ristabilì saldamente la somiglianza, rendendo l'uomo simile al Padre invisibile attraverso il Verbo che si vede. Per Ireneo, quindi, sembra che l'intera storia della salvezza abbia di mira l'uomo. La venuta di Cristo, quel Cristo che era già stato annunciato dai profeti dell'Antico Testamento, è presenza salvifica. E Ireneo afferma infatti il valore storico degli eventi della salvezza. Dio realizza il suo piano di salvezza e conduce l'uomo dall'imperfezione iniziale della creazione alla perfezione finale mediante l'evento centrale dell'incarnazione. La vera assunzione della carne da parte di Dio in un particolare momento storico è ciò su cui più insiste Ireneo e che gli permette di rispondere concretamente agli gnostici, sottolineando l'unità dei testamenti, di Dio e della storia. Di fronte a questo, cosa fa l'uomo? Nell'Antico Testamento l'uomo è colui che sta davanti all'Eterno come creatura dinanzi al Creatore. Questo ce lo suggerisce anche il Salmo 8. Che cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi? È il figlio dell'uomo? Perché te ne curi? E procede con la celebrazione della dignità infinita dell'uomo. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Ireneo ci accompagna alla scoperta di una visione cristiana dell'uomo che si esplica anch'essa in maniera unitaria. L'uomo è destinato alla salvezza sin dalla creazione, per mezzo dell'incarnazione del Figlio di Dio nella storia. Quest'altro passo di Ireneo dal terzo libro dell'Adversus Hereses. Ignorando infatti l'Emanuele che è nato dalla Vergine, gli eretici, si privano del suo dono che è la vita eterna. Non avendo ricevuto il verbo della incorruttibilità, perseverano nella carne mortale e sono debitori della morte, non avendo ricevuto l'antidoto della vita. Allora il verbo, spiegando il dono della sua grazia, dice: «Io dissi, voi tutti siete dei e figli dell'Altissimo, ma voi come uomini morirete». Senza dubbio si rivolge a coloro che non ricevono il dono dell'adozione, disprezzando l'incarnazione, che è la nascita pura del Verbo, e privano l'uomo della sua ascesa a Dio e sono ingrati nei confronti del Verbo di Dio che si incarnò per loro. Ireneo quindi già nel secondo secolo lascia intravedere in nuce quell'idea di grazia anche sotto l'aspetto formale della salvezza comunicata da Dio in Cristo. Ireneo presenta quindi la salvezza che si attua nella storia mediante l'incarnazione salvifica del Verbo. Seguirà e approfondirà sempre di più questa visione l'Alessandrino Atanasio, che nel IV secolo riuscirà a recuperare un po' questa eredità di Ireneo e affermerà chiaramente che l'incarnazione del Verbo ha definitivamente ristabilito la rassomiglianza primordiale dell'uomo con Dio gratuitamente e lo ha inserito nel processo di divinizzazione. Atanasio scrive: «Infatti, egli divenne uomo affinché noi fossimo deificati. Egli si rivelò mediante il corpo affinché noi potessimo avere un'idea del Padre invisibile. Egli sopportò la violenza degli uomini affinché noi ereditassimo l'incorruttibilità». Più avanti,
non divenne Dio da uomo che era, ma da Dio che era divenne uomo per poterci divinizzare. Solo Dio, quindi, rivelandoci e salvandoci nel suo Figlio, poteva rendere l'uomo partecipe della vita divina. Pur essendo però inaugurata la salvezza nel tempo presente, l'eredità della gloria sembra che sia fissata in un giorno a venire. E il legame col futurum è proprio caratterizzato dalla speranza, come già ci dice Paolo nella lettera ai Colossesi. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute dalla vostra fede in Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio della parola di verità del Vangelo. Questa speranza, quindi, che a sua volta è motivata dalla fede nell'agire di Dio. Dicevamo quindi che l'incarnazione trasforma la storia. Il cristiano è colui che ha la speranza anche nella sofferenza che può proprio diventare testimonianza, nella quale appunto l'uomo sperimenta la sua finitezza, la sua creaturalità, la sua temporalità, e nonostante questo ha la consapevolezza della vicinanza di Dio. Nell'epoca dei padri tutto questo è stato messo in evidenza attraverso le testimonianze dei martiri. Eusebio di Cesarea, ad esempio, nella sua storia ecclesiastica, riporta le parole dei martiri di Lione e di Vienna. I servi di Gesù Cristo, che peregrinano a Vienna e a Lione nella Gallia, ai fratelli dell'Asia e della Frigia, che hanno in comune con noi la fede e la speranza della redenzione, implorano da Dio Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore, pace, grazia e gloria. I lionesi quindi si rivolgono a tutti i fratelli dell'Asia e della Frigia, che hanno con loro la stessa fede e la stessa speranza. È la fede nella redenzione già compiuta da parte di Cristo con l'incarnazione e la passione, ed è la speranza nella gloria finale che si avrà con la parusia e l'avvento del regno di Dio. Attraverso i martiri assistiamo alla capacità di recuperare la storia anche quando minaccia morte, proprio perché il martire è colui che sa perfettamente che la morte è già stata vinta. Il martire sa che il Dio che si è incarnato dà adesso l'opportunità di superare i limiti della storia dall'interno. Per concludere, allora, la speranza quindi è la modalità con cui l'uomo si rapporta a quanto gli viene incontro. La nostra è quindi una speranza escatologica, è un guardare alla storia in modo nuovo. Speranza che è quindi inserita nella condizione esistenziale umana, in quell'esistenza storica dell'uomo nella quale irrompe Cristo, che le dà senso, la orienta e la illumina. L'incarnazione trasforma la storia. E il nostro camminarvi all'interno, accompagnati da Cristo, rimane saldo nella certezza della grazia già ricevuta, che ci trasforma rendendoci capaci di amore, fede e speranza. Grazie. Ecco, allora, Dio si mostra Signore della storia sottoponendosi alle leggi della storia, ma Dio si mostra Signore della storia annunciando il suo ritorno, annunciando la sua parusia, e sarà la parusia momento di rivelazione e trasformazione. All'orizzonte della lettura che i credenti possono dare della storia c'è l'annuncio di cieli nuovi e terra nuova. Di questo ci parla nel profilo escatologico dell'agire di Dio della storia, ci parla Dario Domenicali. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto la Pontificia Università Gregoriana, il decano della Facoltà di Teologia, padre Filippo Frances, il professor Dario Vitali, che ha curato questi incontri. Ringrazio anche il professor Sergio Bonanni, direttore del Dipartimento di Patristica. Ringrazio chi ha parlato precedentemente la figura
del professor Burgio, dei relatori di Don Rafael, di Claudia. Questo terzo intervento vuole cercare di capire, a partire dal contributo offerto dai padri della Chiesa al pensiero teologico e quindi all'umanità intera, l'agire di Dio nella storia, considerando la sua capacità di trasformarla attraverso una modalità di intervento indeducibile dalla storia stessa, per come noi possiamo considerarla, ovvero l'intervento escatologico. La lezione dei padri è da un lato risposta di fede alla cultura classica, da cui essi quasi tutti provengono e in cui tutti si sono formati. Dall'altra, un commento alla pagina biblica che si nutre tanto delle loro conoscenze profane quanto dell'intelligenza della rivelazione alla luce della tradizione che ha prodotto quelle stesse scritture. Dunque, l'attenzione si focalizzerà su di un testo neotestamentario, per così dire, escatologico per eccellenza, la prima lettera ai Corinzi, un testo a cui ci accosteremo rileggendolo alla luce dell'esegesi che di esso ci offrono alcuni padri. Iniziamo introducendo il simbolo della tromba come segno dell'irruzione escatologica, dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Paolo riprende l'immagine di questo strumento, già usata in chiave escatologico in questo testo, e la riutilizza in 1 Corinzi 15, 51-52. Dice: «Certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba». Origene riconosce l'importanza di questa immagine apocalittica e ne coglie il carattere ultimo, legato alla lotta finale tra bene e male, in cui la tromba finisce per significare la presa di coscienza, chiara e definitiva, della fine di tutte le cose. Scrive nelle Omelie sui numeri: la tromba è il segnale della guerra, perciò quando l'anima si sente armata di tante e tali virtù, necessariamente avanza per la guerra che sostiene contro i principati, le potenze e i reggitori di questo mondo, o almeno suona la tromba della parola di Dio nella predicazione, cioè nella dottrina, per dare un suono chiaro con la tromba, in modo che chi sente possa prepararsi alla guerra. Dunque, la vita cristiana ha un profilo escatologico fin da subito, prende la forma di una battaglia, perché vissuta in Cristo stesso, assume una prospettiva completamente nuova, tale da rendere capaci di affrontare persino lo storicamente indeducibile. Ma questa sfida, la battaglia che combattiamo, è stata già vinta da Cristo. Leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi: ora invece Cristo è resuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, e a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dai morti, e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Per Giovanni Crisostomo, l'agire di Dio avviene anche su di un ulteriore piano. Infatti, riflettendo sull'uso linguistico nella scrittura, emerge che l'azione del Signore disattiva la portata distruttiva del peccato nella morte, seppur effettivamente si muoia ancora. Dice Crisostomo nelle Omelie su Genesi: ma se siamo vigilanti, quelle cose che furono introdotte nella vita a causa dei peccati dei nostri progenitori non ci possono danneggiare in nulla, dal momento che si limitano ad essere soltanto dei nomi. Poiché il primo uomo, a causa della sua trasgressione, introdusse il castigo della morte e il consumarsi della vita in pene e dolori introdusse la schiavitù, quando venne Cristo, il padrone, permise che tutte queste cose, se noi lo vogliamo, si limitassero ad essere soltanto dei nomi. Infatti, d'ora in poi, la morte non è morte, ma ha soltanto il nome della morte. O meglio, perfino il nome stesso fu cancellato. Infatti, non la chiamiamo più nemmeno morte, ma dormizione e sonno.
Perciò Dio, intervenendo in questa maniera storicamente indeducibile, non solo ha prodotto un modo nuovo di concepire la realtà, ma ha addirittura inaugurato un tempo nuovo. Infatti, dice sempre Paolo in 1 Corinzi 7,29, il tempo si è fatto breve, il kairos, il tempo opportuno, si è ripiegato su se stesso, le promesse hanno avuto la loro realizzazione e vanno a dispiegarsi ulteriormente verso il loro definitivo compimento alla fine dei tempi. Ma riprendiamo il testo della tromba e proseguiamo la lettura, sempre dalla prima lettera ai Corinzi. Tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti, noi saremo trasformati. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà rivestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà allora la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Dunque, Crisostomo, coerentemente col suo brano precedente, vede già oggi l'anticipazione del compimento escatologico nel farsi reale delle promesse della storia della salvezza. Pertanto si può davvero parlare del nostro come di tempo escatologico e del futuro come qualcosa di paradossalmente, in senso etimologico, già avvenuto. Oggi abbiamo dei veri e propri giorni di un futuro presente. Dice sempre Crisostomo, commentando il passo paolino, Paolo immagina il futuro come qualcosa che è già accaduto, come un uomo che fa un sacrificio nella speranza della vittoria e calpesta la morte come se l'avesse sotto i suoi piedi. La morte è sconfitta, finita, scomparsa. Cristo non l'ha solo vinta, ma distrutta e completamente eliminata. Dunque, la rivelazione concerne l'inaugurazione di un tempo nuovo, ma questo tempo in che cosa consiste? I cicli eternamente ripetuti degli antichi, che ingabbiavano gli uomini in una schiavitù ontologica ed esistenziale, tesa a guardare a un ipotetico inizio come la perfezione perduta da recuperare tornando sic et simpliciter indietro, adesso sono definitivamente scardinati, come commenta Agostino con questa potente espressione. Circuitus illi iam explosi sunt. Quei cicli ormai sono esplosi. Il tempo ciclico è distrutto, è inaugurato un tempo che si muove verso il telos, mezzo e condizione attraverso cui è compreso anche l'inizio. Nonostante, a differenza di Agostino, l'immagine dei cicli permanga in origine, tuttavia la sua concezione della storia è comunque in ultima analisi lineare, perché diretta verso il compimento, identificato con l'espressione paolina di prima Corinzi 15:28b che vedremo in seguito. In questo, la successione di Aiones non è dunque legata all'eterno ritorno, ma finisce per significare che, sia pure per cadute e progressi, si compirà prima o poi in tutti la volontà salvifica di Dio, reintegrazione perfetta di tutto il creato e salvezza in lui dei soggetti, anche di quelli che sembravano perduti. Dice Paolo in 1 Corinzi, l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni costa ha posto sotto i suoi piedi, i piedi del figlio ovviamente. Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. E questo è il passo del compimento. Perciò commenta qui Origene, dai principi. Penso che il fatto che Dio è detto essere tutto in tutti significa che Egli è tutto anche nelle singole creature. Ed Egli sarà tutto in queste creature nel senso che qualsiasi cosa l'intelligenza razionale, libera da ogni sozzura di peccato e purificata da ogni malvagità, potrà quindi percepire e comprendere e pensare, tutto ciò sarà Dio.
ed ella non potrà più né percepire, né pensare, né vedere, né tenere altro che Dio, che sarà misura e ragione di ogni sua azione. Così Dio sarà tutto per lei. In conclusione, l'apertura escatologica anticipata nel presente rivela il costante agire di Dio nella storia, nonostante questa presenza appaia talvolta messa in discussione da un'apparente assenza. Ma i padri ci suggeriscono, alla luce della parola di Dio, che il vero miracolo non è l'evento prodigioso fine a se stesso che siamo indotti ad invocare nei momenti in cui più opprimente sembra farsi il silenzio di Dio. Ma questo è la conversione dell'uomo che, concependo il tempo come radicalmente altro, finisce per vivere già nell'oggi la salvezza non ancora venuta, poiché tale salvezza già è avvenuta. Grazie. Bene, siamo alla conclusione di una bella maratona. No, i giovani sanno correre con pesi, no, notevoli anche sulle spalle. Ci hanno offerto tre riflessioni consistenti che ci stanno occupando, no, quasi tutto il tempo, e va bene, lo occupiamo nelle riflessioni, perché adesso ho la possibilità di una prospettiva altra dalla scienza, che tuttavia è capace di mostrare, no, ormai stiamo elaborando, no, questa modalità di lettura quasi nella forma del poliedro, un'altra faccia della medaglia, un altro aspetto della questione. Quindi cogliamo questo e occupiamo gli ultimi minuti di questa prospettiva, poi proveremo magari, no, se ci avanza un minuto, un piccolo giro. A questa sera davvero gli interventi sono stati corposi. Affidiamo l'ultimo intervento alla dottoressa Antonella Litta, no, la quale svolge un lavoro ampio a livello di pratica della medicina, e naturalmente però avendo alle spalle e avendo in campo anche un'altra attività ben significativa in rappresentanza dei medici per l'ambiente a livelli tanto nazionali quanto internazionali. Ricordare i titoli può essere importante, ricordare due fatti mi sembra, o due attività mi sembra ancora più significativo. Ad esempio, sottolineare quanto le acque siano piene di arsenico e quindi rischino di compromettere la salute delle persone, e quindi un lavoro intenso a questo livello di protezione della salute, esattamente attraverso, no, questa attenzione alla purezza dell'acqua, così come tutte le manifestazioni e gli interventi per non far realizzare un aeroporto a pochissima distanza da quello di Fiumicino, a Viterbo, no, che avrebbe oltretutto compromesso un'area straordinaria a livello tanto naturalistico quanto a livello archeologico e storico. Ricordare questo mi sembra importante. E poi, no, se cercate su internet tutte le attività della dottoressa ne trovate, no, tante indicate. No, ricordate soprattutto che la referente dell'Associazione dei Dottori per l'Ambiente, lo ripeto, a livello tanto nazionale quanto più ampio internazionale, e a livello internazionale, no, se n'è andata in Kenya e dove altro, no, a portare il suo aiuto, il suo contributo per una salute più garantita. Grazie dottoressa Litta per il suo intervento. Sì, buonasera a tutti, grazie veramente per questa occasione di incontro e confronto. Ringrazio il decano Don Dario Vitali e l'Università della Gregoriana tutte,
tutta e i vari dipartimenti che già nel primo semestre e anche nel secondo si stanno cimentando in questo corso, che è sicuramente un'occasione di grande incontro e confronto, perché la pandemia ci impone di rivedere tutta una serie di considerazioni. È un evento appunto apocalittico, quindi di disvelamento, che ci impone una riflessione profonda sia dal punto di vista della Chiesa sia dal punto di vista teologico, e ovviamente ci interroga in prima persona come medici. Voglio ripartire dall'intervento del professor Burgio sul tema della coscienza. Sono contenta che abbia fatto questo intervento, perché è con la coscienza che noi percepiamo il tempo e attraverso la coscienza che giudichiamo i fatti della nostra storia, della nostra vita. Ecco, io voglio partire da una considerazione che mi sembra fondamentale, perché il tema è quello come Dio agisce nella storia, quindi nel tempo umano. Ora, il tempo è spesso una concezione, è il tempo che noi sentiamo, che percepiamo. Viviamo con una macchina del tempo, che è la nostra testa, che ci permette di viaggiare nel futuro, ci permette di viaggiare nel passato, ci inchioda al presente. Quello che noi stiamo vedendo da tanto tempo è che il tempo, come è stato concepito da un progetto, per chi è credente, dal progetto di Dio oppure dall'evoluzione della natura, sulla faccia della Terra è un tempo circolare, cioè, e quindi esiste la prima divisione tra tempo biologico e tempo storico. Il tempo è circolare sulla faccia della Terra, perché? Perché pensate per esempio ai ritmi delle stagioni, pensate per esempio al ritmo giorno e notte, pensiamo alla ciclicità delle produzioni stagionali, pensiamo a tutta una serie di realtà che ci indicano che il tempo biologico, come è stato pensato, è un tempo circolare e non è un tempo lineare. Questo significa che la prima considerazione è che questa, che i tempi biologici sono complessi, sono circolari, sono estremamente lenti. Noi viviamo su un pianeta che ha una storia di 4 miliardi e mezzo di coevoluzione. Negli ultimi 200.000 anni di storia, che sono quelli in cui si afferma la nostra specie come quella di Homo sapiens, si interviene su questa ciclicità della storia con una serie di azioni che vanno a interrompere questa ciclicità. La Genesi dice, parla di un'alleanza tra Dio, l'uomo e tutte le specie. La Genesi ci dice, e forse questo è il primo comandamento, quello di coltivare e custodire la terra. Ma coltivare e custodire la terra significa rispettare questa ciclicità. Significa rispettare questo progetto lento, circolare, rispettoso di tutte le specie. Invece noi scegliamo come specie umana, negli ultimi 200 anni di storia, una imposizione di un sistema lineare di produzione energetica, di dominio della natura, e questo ovviamente crea una divisione drammatica in termini di sofferenza della Terra, quella che stiamo vedendo negli ultimi 60 anni, in cui è stato più spinto queste attività che hanno modificato l'ambiente, quindi penso alla produzione energetica da fossili, penso per esempio al trattamento dei rifiuti, penso per esempio alle modalità di trasporto che hanno velocizzato tutto. Se oggi stiamo qui parlando di pandemia in questi termini così veloci è perché le modalità del viaggio sono diventate estremamente veloci, cioè basta che una persona sia infetta, sale su un aereo e questo permette una diffusione importante di questi virus. Quindi abbiamo imposto una velocizzazione, abbiamo scelto non il tempo del Kairos, ma il tempo del Cronos. Cronos nella mitologia greca divora i figli. Noi siamo divorati dal tempo, le nostre vite sono frenetiche e esistono infatti tutta una serie di patologie da stress, che sono patologie ben riconosciute. Allora, questa divisione tra tempi circolari e complessi e di qualità e tempi lineari e velocizzati ha prodotto un quadro di devastazione ambientale di cui la pandemia è un momento, come ci ha spiegato in tutte queste lezioni il professor Burgio,
una sorta di espressione di uno stress che abbiamo imposto alla natura con la deforestazione, con gli allevamenti intensivi, ecco, mi richiamo all'alleanza, no? Quando si parla di alleanza tra Dio, l'uomo e tutte le specie, c'è rispetto di queste specie. Noi invece stiamo vivendo in una maniera di sfruttamento totale della natura e non possiamo pretendere, come giustamente ha ricordato il Papa lo scorso anno nei riti della Pasqua, di pensare di vivere da persone sane in un mondo malato. Questa divisione ha provocato questo agire dell'uomo che crea un tempo, scegliere di vivere il tempo non quello buono, ma il tempo cattivo, quindi mettere in atto una serie di obiettivi e di azioni che non rispettano le leggi, perché come diceva Francesco, come diceva il filosofo Bacone, noi possiamo dominare la natura soltanto se rispettiamo le sue leggi. Noi le abbiamo infrante, abbiamo infranto le leggi della natura che si sono costituite nel corso dei miliardi di anni e ora ne paghiamo, allora abbiamo dei risultati in termini di devastazione ma anche di malattie. Ora la pandemia da un anno ci costringe a parlare di contagi, di decessi, di vaccini e nel frattempo si sono spenti i riflettori su tutte quelle malattie che invece tormentano l'umanità e che sono frutto di questo inquinamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che ogni anno noi abbiamo oltre 13 milioni di persone che muoiono, 13 milioni di persone, per gli effetti dovuti all'inquinamento, quindi alle devastazioni ambientali, all'alimentazione, all'inquinamento dell'acqua, all'inquinamento dell'aria. Pensate che in Italia nel 2020, io questo lo dico come esperienza di persona impegnata anche nel territorio, non solo che mi occupo e sono ben felice di questi rapporti tra ambiente e salute, noi in Italia abbiamo avuto nel 2020 90.000 morti per Covid. Ne abbiamo avuto il doppio di cancro, 180.000 morti, con un incremento del 3%. E questo dolore che distrugge la vita delle persone non trova più nessun ascolto. Le malattie cardiovascolari, sempre in Italia, sono aumentate del 30%. Abbiamo avuto 260.000 casi di morte per malattie cardiovascolari. Perché? Perché l'aver pensato a dedicare tutte le attività sul territorio unicamente al Covid, senza pensare a strutture alternative, organizzazioni alternative, come avevamo chiesto e anche insieme al professor Burgio, ha messo le strutture sanitarie nella condizione di poter offrire solo un servizio a questo tipo di patologie, lasciando tutti quanti indietro. E allora noi quello che vediamo sul territorio, persone che hanno difficoltà ad avere accesso ai servizi sanitari, e questo ci interroga. Allora io mi chiedo, come interroga la Chiesa, come la teologia può leggere questa sofferenza che noi stiamo imponendo per scelte sbagliate all'umanità, all'ambiente? E poi ci sono tutte le malattie che non vengono assolutamente ricordate. Le malattie che fanno circa 1,5 miliardi di persone che ne vengono colpite. Il 21 gennaio, qui poi si fa sempre la celebrazione delle varie giornate, è stata la celebrazione delle malattie tropicali neglected, cioè che sono state messe da parte, eppure colpiscono 1,5 miliardi di persone, 500.000 sono i morti. La tubercolosi è una malattia che ogni anno ci dà 1 milione di morti, 10 milioni di persone che si infettano, la malaria 500.000, e poi parliamo di tutte le altre morti e condizioni di disagio legate alla condizione di povertà. Allora, noi dobbiamo avere uno sguardo complessivo su questa situazione, non possiamo permetterci di avere uno sguardo solamente selettivo, bisogna riaccendere i riflettori su quello che sta succedendo, perché questa è una situazione che sta sdoganando dei sistemi di tipo sanitario e ha messo in evidenza come un tipo di sanità che è sempre più privatizzata e non accoglie gli ultimi, non accoglie i più poveri, ovviamente è espressione di un sistema economico in cui la pandemia diventa un mezzo per una redistribuzione di poteri. Allora
è opportuno che si facciano delle riflessioni, che ci sia un momento per cui dobbiamo prendere coscienza di questo. Guardate che l'inquinamento sta creando, e il professor Burgio ce l'ha spiegato, ce lo spiegherà ancora meglio nelle prossime lezioni, una perturbazione, una interferenza su quello che, se vogliamo, come credenti, ma anche come non credenti, sono le leggi della natura. Stiamo veramente entrando in un qualcosa che modifica quello che può essere il progetto divino. Ci occupiamo tanto, e sono ben felice di sentirlo, della protezione della vita fin dal concepimento. È benissimo, è perfetto. Ma ci preoccupiamo alla stessa maniera di quanto queste sostanze inquinanti passano il cordone ombelicale, passano la placenta, vanno a interferire con quello che sarà lo sviluppo delle persone. La crescita, come ci ha sempre ricordato il professor Burgio, dell'autismo, dei disturbi del neurosviluppo, queste sono persone che verranno per sempre tagliate fuori da qualsiasi relazione, perché l'autismo è una malattia che chiude, ti butta dentro un pozzo. E la stessa cosa è vero per le malattie neurodegenerative, come l'Alzheimer. Cioè, la persona è relazione. Nella Laudato Si, il Papa dice: le relazioni fondamentali sono quelle con l'altro, con Dio e con l'ambiente. E questo inquinamento che deriva dalle nostre azioni, da aver scelto un tempo storico nel quale noi scegliamo il tempo che non è il tempo buono, è il tempo degli obiettivi negativi. Perché il tempo buono è quello che mira ad obiettivi in cui ci sia il benessere per tutti, nessuno escluso. Invece noi stiamo andando verso un mondo che cammina a diverse velocità. E prendete la storia dei vaccini, sempre per rimanere in tema del Covid. I vaccini è un'arma che ci può essere utile, ma guardate quello che sta succedendo in tema di sperimentazione, di vendita, di produzione, di accaparamento, per cui i paesi che possono pagare di più possono acquisire quest'arma, con tutti ovviamente i ragionamenti che poi si potranno fare sull'efficacia, sugli effetti a breve e a medio termine. I paesi che contano di meno potranno acquisire più tardi questi vaccini, non si sa se riusciranno a pagarli, e poi ci sono tutti i paesi più poveri che saranno tagliati fuori. Allora noi dobbiamo utilizzare questo tempo per scegliere il tempo che sia il tempo del Kairos. Mi veniva in mente, mentre parlavamo, il testo di Etty Hillsum, che dice: ma siamo noi che dobbiamo aiutare Dio. Siamo noi, perché Dio nella storia c'è. Siamo noi che dobbiamo scegliere il tempo di Dio, il tempo buono, ma dobbiamo permetterglielo, perché dipende tutto quanto da noi. Allora io veramente sono qui oggi, è un po' l'idea anche del dottor Burgio, che è quella appunto di un confronto. Dobbiamo veramente confrontarci e trovare insieme, ragionando, perché le università sono queste, sono i luoghi del confronto, i luoghi dello scambio, anche i luoghi di uno scontro forte. Ma dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni che ci permettano di scegliere il tempo buono, di agire nel tempo buono. Ecco, l'immagine del Cristo, che è il medico per eccellenza, ma è il medico dell'anima ed è anche il medico del corpo, ci dice che essere cristiani significa agire per combattere tutti i mali, tutti, di ogni genere, e che la persona è un insieme di anima e corpo, quindi noi dobbiamo mirare al benessere psicofisico totale. Quindi dobbiamo agire perché le persone prima di tutto non si ammalino, e quando sono ammalate vanno curate con una medicina, ma questo penso che avremo occasione di parlarne, diciamo, più in là, una medicina che è della compassione, dell'essere vicino, non la medicina della distanza, come invece ci viene imposto di fare in questi tempi. Questa è la prima parte di quello che volevo dire, poi vedremo se ne avremo occasione. Grazie. Grazie anche di questo intervento, che ha modo di farci ampiamente riflettere. Non so se sia possibile, abbiamo sforato questa sera, quindi andiamo troppo a chiudere. Avremo modo magari di riprendere le questioni nei prossimi incontri. È evidente che la continuità del discorso è data soprattutto da chi è sempre presente, quindi dal moderatore, diciamo, e grazie al nostro decano che
continua ad essere presente, quindi a dare anche ombrello, abbiate pazienza, a questo esperimento così, io ritengo, coraggioso. Ho visto che anche altre università si stanno muovendo, è stata fatta un'iniziativa all'Angelicum in questo senso. Se è servito anche per aprire una porta, ben venga. Naturalmente la continuità è data dalla presenza del dottor Burgio e dalla presenza dei nostri rappresentanti della scienza che ci offrono la loro prospettiva. Il cambio dei dipartimenti determina che sia una risposta puntuale di ogni dipartimento. Grazie, grazie a Stefan, che Rafael, il nostro ringraziamento a distanza, a Claudia e a Dario, grazie per i vostri interventi, che siano per Claudia, forse non so se era il primo, perché era emozionatissima, si avvertiva da qui l'emozione, la vibrazione. Claudio ha mostrato maggiore sicurezza, evidentemente ha già una sua esperienza, chi ha potuto registrare, magari l'ho fatto 7 volte, quindi alla fine è risultato un effetto straordinario. Grazie, grazie veramente del vostro contributo. A tutti quelli che sono stati collegati, grazie per l'attenzione, per la pazienza. In maniera particolare al dottor Burgio, poi avremo modo di sentirci, avremo modo anche di concordare il prosieguo, naturalmente con le riflessioni che sono state fatte abbiamo modo di approfondire ulteriormente, di entrare dentro nella conoscenza delle questioni. Una piccolissima annotazione, Claudia citava il Concilio di Vienne del 1312, voi pensate, convocato da Clemente V, controllato da Filippo il Bello, che fa cancellare, fa sopprimere l'ordine dei Templari. Quanta storia è stata scritta su questi intrighi, quante volte la storia è fatta da giochi di sottobanco invece di avere il coraggio di costruire il bene, di costruire o di cercare il buono. Allora, questo tentativo nostro è di costruire il buono, ci aiuti il buon Dio, ma aiutiamolo, come ci ha detto la dottoressa Litta, aiutiamolo anche noi a costruire un mondo in cui sia più bello e più degno vivere e vivere da uomini e donne come il Signore ci ha pensato. A tutti grazie, buonasera.